Ben ritrovati con Art TV, la settimana dell'arte. Questa puntata sarà dedicata alla scoperta della 55esima edizione della Biennale d'Arte, la nuova esposizione internazionale diretta dal più giovane curatore di sempre, Massimiliano Gioni, già direttore del New Museum di New York e della Fondazione Trussardi, sarà in corso dal 1 giugno fino al 24 novembre, allestita nelle tradizionali sedi dei giardini dell'Arsenale, nonché in vari luoghi della città. Destinazioni affascinanti e da scoprire, meglio se attraverso l'occhio esperto e attento di una veneziana doc, come la nostra guida d'eccezione Francesca Bortolotto Possati, president and CEO di 4 hotel fra i più rinomati di Venezia, il Bauer, il Palazzo, il Palladio e Villa F. Incominciamo il nostro viaggio dall'Hotel Palladio. L'isola della Giudecca, paradiso romantico e discreto dove anche Elton John ha scelto di abitare per i suoi soggiorni veneziani, ospita i luxury hotel Palladio e Villa F. Entrambe le strutture vantano due straordinari giardini segreti, una splendida eccezione che non trova paragone nel tipico paesaggio lagunare. L'isola nell'isola, da sempre rifugio estivo per i veneziani. Il protagonista dell'Hotel Palladio è il giardino centrale, completamente ideato dalla dottoressa Bortolotto Possati e dall'architetto Rallo per dare nuova vita agli antichi orti. L'ex asilo e il convento storico sono stati ristrutturati per creare un hotel interamente arredato in stile coloniale, proprio per sottolineare come la Giudecca sia sempre stata luogo di villeggiatura degli abitanti di Venezia, complice il clima mite dell'isola. Bauer Hotel Palladio, alla Giudecca. Giudecca, isola meravigliosa, isola nell'isola di Venezia, diventata ormai negli ultimi anni la Soho di... Che tutti conosciamo di New York, dove gli artisti, gli atelier ormai prolificano in ogni angolo. Io credo che una forma d'arte siano anche i giardini, che non è probabilmente commercializzata, ma l'arte è data proprio dalla natura e dalla scelta di quello che si pianta. Grazie all'architetto Giuseppe Rallo che mi ha aiutato a produrre questa meraviglia che potete vedere oggi al massimo dello splendore e ci racconta come ci siamo effettivamente arrivati. Beh, sicuramente questo giardino è stato per me un'esperienza molto singolare. Prima di tutto per il posto, cioè il posto, quando sono venuto la prima volta ho avuto, come dire, delle suggestioni, delle vocazioni che da un lato vengono dalla storia, nel senso che la Giudecca ha una storia di orti, di giardini notevole, che va avanti dal 400 fino all'800 e i luoghi dove è sorto questo grande giardino, grazie alla volontà di Francesca Bortolotto e all'aiuto che ho potuto dare, sono luoghi che già avevano in sé la natura il disegno di giardini passati. Noi non abbiamo fatto nulla di più che in qualche modo far riemergere il valore della Giudecca, che da un lato data dalla semplicità. Questi erano orti, erano giardini di fiori, di frutti. Quindi da un lato abbiamo puntato verso la semplicità, dall'altro a un'idea di natura che non è una natura tutta disegnata, è una natura dove c'è spazio alla spontaneità e dove poi c'è spazio a dei segni molto leggeri che danno le coordinate dell'insieme. Il senso di questo giardino si vede anche attraverso la scelta delle piante che abbiamo fatto, meglio, le piante sono state scelte in funzione della storia e in funzione del carattere che volevamo dare sia io che Francesca, cioè mediterraneo. Questo è un giardino che punta e vuol guardare la mediterraneità, così come erano quasi tutti i giardini della Giudecca e così come richiede il microclima che c'è in questi posti. Provate a venire qui in gennaio e vi accorgerete che siamo nella stagione avanti di perlomeno di 2 mesi, 3, quindi quasi in primavera. Siamo alla Giudecca, dove Bauer Palladio ospita una delle esposizioni più belle del Off Biennale di quest'anno. Il Bauer ormai da 5-6 anni si fa portavoce dell'arte, ospitando artisti, installazioni come questa di Highway Way.
È una forse delle più interessanti off Biennale e il curator ce la racconterà ora. This exhibition disposition at Zuecca Projects came about when Alessandro and Maurizio came to the Listen Gallery's exhibition, ceramics exhibition of Ai Weiwei in our Milan gallery. And they told us about this great initiative that they have here at Zitelli and invited us to encourage Ai Weiwei to participate in some way. So they gave us details of this great room, which used to be a place where orphan girls sewed within the convent. They showed us also images of churches within Venice that we might be able to make available to Ai Weiwei. Questa opera, Straight, nasce da questo... dopo che c'è stato questo grande terremoto che ha provocato moltissime vittime nel Sichuan nel 2008, c'è stato, diciamo, contestualmente a questo terremoto, sono crollate molte scuole, sono morti molti bambini, ma le scuole sono crollate soprattutto perché erano costruite male e sono il frutto della corruzione del governo locale. E quindi il governo ha cercato di mettere tutto a tacere, cioè ha cercato di coprire questa diciamo, situazione scandalosa all'interno di questa situazione molto più grave di un terremoto come fenomeno naturale. Allora Ai Weiwei col suo studio ha attivato una ricerca per cercare di ricostruire innanzitutto i nomi delle vittime, perché era tutto messo a tacere. E la cosa tragica di questa situazione è che in Cina c'è il controllo delle nascite, per cui ogni famiglia può avere un solo figlio. Quindi 5.196 bambini vuol dire 5.196 famiglie senza futuro, cioè senza prospettive di qualcuno che, insomma, come in tutte le famiglie, si fanno dei progetti del futuro contando sui figli. Sembra che l'artista voglia andare al di là della tragedia, quindi il lavoro sicuramente lo denuncia, ma è anche l'idea di, in qualche modo, di ricostruzione. Ricostruzione, quindi di, è un po', direi che questo lavoro ha proprio il senso anche quasi di ripagare o di voler essere un gesto dove viene in qualche modo ripagato un torto subito a cui non è successo, non è seguito nessun atto di giustizia. Lui vive chiaramente una situazione paradossale, perché con quello che gli è accaduto e la posizione che lui oggi rappresenta, cioè di famoso artista, difensore dei diritti civili e che focalizza sui problemi e le contraddizioni della Cina contemporanea, le gravi questioni di carattere sociale che la Cina sta vivendo in questo momento di sviluppo economico, e quindi ha un grandissimo riconoscimento anche al di fuori del mondo dell'arte. Questo accade fuori dalla Cina, ma dentro la Cina lui vive una situazione di pressione psicologica e non dico di isolamento nel senso pieno, però è chiaro che gli è stato costruito un muro di gomma intorno. Lo spazio è stato concepito come ricettore per l'arte contemporanea. Fa parte di un movimento atto alla valorizzazione degli immobili storici e la messa, appunto, dare un nuovo senso alla storicità dei luoghi a Venezia, quindi dare una nuova vita attraverso l'esibizione dell'arte contemporanea. Venezia è da sempre è stato casa dell'arte e oggi più che mai all'interno della comunità internazionale è un punto di riferimento molto forte per l'arte contemporanea. Io personalmente sono cresciuto in un contesto circondato all'arte, quindi ho un'affinità molto forte e vedo questo dialogo fra la città come l'unica soluzione per il futuro, come trovare dare una nuova identità alla città e dare un nuovo senso agli spazi e ai luoghi. La Zuecca è alla Giudecca, è in una cornice storica strepitosa, uno spazio palladiano, rinascimentale, però la missione è di integrarsi con il tessuto della città, integrarsi e creare un dialogo continuativo e di alto livello, un dialogo con il mondo esterno che porta da fuori verso dentro. Thank you.
Dalla Giudecca siamo tornati a Venezia, al Bauer a San Marco, dove c'è un'installazione completamente fuori dall'ordinario, una pop-up kitchen creata appositamente per questa settimana, dove c'è l'artista Rirkrint e Rose che, come vedete, cucinano dei piatti della tradizione thailandese. Un esperimento completamente unico per Venezia. Io sono assolutamente affascinata e adesso proveremo. It's a pop-up restaurant. It's a restaurant that is just shows up for a short period of time. And I mean, usually I'm making food for people in museums. But we thought it would be interesting to do like a pop-up, which is like a restaurant, proper restaurant, for people in Venice, you know, who are just passing through. So we're passing through also. We're here for a week, and and we're making Thai food, which is probably a little bit different than what you get every day here. I'm an artist, and I cook a lot, and yeah, a lot of food is in my work. And of course, it's kind of like a stage for people to come together and meet each other. And, you know, for lunch, we are making traditional Thai food, though it's very difficult to get all the ingredients here in Venice. And for dinner, it's a kind of a mix. It's a kind of fusion of what we find and Thai taste. Altra performance originale della Biennale di Venezia di quest'anno, Milla Jovovic a Palazzo Manifiero, dentro una sfera di cristallo. È bellissima. Concludiamo il nostro veloce ma intenso percorso alla 55esima mostra della Biennale di Venezia, alla Fondazione Cini, con la mostra di Mark Queen. Trasgressiva, provocatoria, farà sicuramente parlare tutto il mondo. È da vedere.